Parla tifoso partenopeo. Benvenuti in un altro video qui sul canale, dove vi riportiamo le novità e il dietro le quinte del nostro amato club. Oggi parleremo di una situazione che sta facendo molto discutere, il futuro della Stella Georgiana. La Stella Georgiana, giocatore chiave del Napoli, è al centro di una disputa salariale che potrebbe decidere se restare al club o accettare un'offerta milionaria del Manchester United. Con il contratto in corso che sta diventando un argomento delicato, il presidente Aurelio De Laurentiis affronta la sfida di trattenere il giocatore, mentre club come Manchester United, PSG e Barcellona monitorano da vicino la situazione. Nel video di oggi analizzeremo tutti i dettagli di questa trattativa, le implicazioni per il Napoli e quali sono le possibili soluzioni a questa impasse. Rimani fino alla fine per comprendere gli sviluppi di questa storia e condividi con noi la tua opinione nei commenti. Ora andiamo dritti al punto. Kvika Kvaratskhelia non è solo un giocatore, è il simbolo dei recenti successi del Napoli. Da quando è arrivato al club, il georgiano ha incantato tifosi ed esperti con la sua bravura, visione di gioco e capacità di decidere le partite. La sua importanza per la squadra è indiscutibile e questo lo rende un obiettivo ambito per i giganti del calcio europeo. Secondo recenti informazioni, il Manchester United è entrato nella controversia con una proposta di stipendio di 9 milioni di euro annui, 3 milioni in più rispetto ai 6 offerti dal Napoli. Bonus compresi. Questa generosa offerta ha incuriosito lo staff di Kvara e potrebbe mettere il Napoli in una posizione delicata. Il contratto attuale del giocatore scade nel 2027, ma l'idea di un rinnovo anticipato si è resa necessaria per respingere l'interesse di altri club. La trattativa tra l'agente del giocatore, Mamuka Jujeli, e Aurelio De Laurentiis, però, è in difficoltà. Mentre il presidente mantiene la sua posizione ferma, offrendo uno stipendio all'interno della realtà finanziaria del club, il Manchester United, con un maggiore potere di investimento, si presenta come un'opzione allettante. Se l'impasse non si risolverà entro la fine della stagione, il Napoli dovrà considerare due scenari. Cessione diretta per 100 milioni di euro, si tratterebbe di una mossa puramente finanziaria, che garantirebbe una grossa somma per le casse del club, ma significherebbe anche la perdita di uno dei giocatori più importanti della rosa. Cessione con compenso tecnico, in questo caso, oltre ad una cifra fissa, il Napoli potrebbe ricevere uno o più giocatori nell'ambito della trattativa. Ciò potrebbe contribuire a mitigare l'impatto della partenza di Kvara, soprattutto se i rinforzi rientrassero nel progetto del club. Entrambi gli scenari rappresentano sfide e opportunità. Mentre i soldi della vendita potrebbero essere utilizzati per rafforzare la squadra, la perdita di Kvaratskhelia lascerebbe un vuoto difficile da colmare, considerando il suo impatto sia sul campo che nell'identificazione con i tifosi. Per Kvara la decisione non è solo una questione di soldi. Se l'offerta del Manchester United è allettante, il georgiano deve considerare anche il suo ruolo al Napoli. Ecco, è una stella assoluta. Un giocatore che fa la differenza in una squadra che ha costruito attorno a lui la propria identità. Al Manchester United, o in qualsiasi altro gigante europeo, si troverebbe ad affrontare la pressione di adattarsi a un nuovo ambiente, lottando per un posto in una squadra piena di stelle e soddisfacendo le aspettative di un club che cerca di tornare al top. Inoltre il rapporto di Kvara con il Napoli è speciale. Ha trovato nel club e nella città un luogo dove il suo talento veniva valorizzato e valorizzato. Resta da vedere se questo collegamento basterà a superare la differenza salariale tra le offerte. Aurelio De Laurentiis è noto per la sua ferma posizione nelle trattative, e questo caso non è diverso. Il presidente del Napoli ha la reputazione di proteggere gli interessi del club, ma comprende anche l'importanza di mantenere una rosa competitiva. La sua offerta di 6 milioni di euro all'anno a Kvara è significativa nel contesto finanziario del Napoli, ma potrebbe non essere sufficiente per competere con giganti come Manchester United e PSG. Per risolvere l'impasse, De Laurentiis potrebbe aver bisogno di trovare una via di mezzo, magari prevedendo clausole prestazionali o bonus aggiuntivi che rendano il rinnovo più appetibile per il giocatore e il suo agente.
Che Kvaratskhelia resti o se ne vada avrà un profondo impatto sul futuro del Napoli. Se restasse, il club continuerà ad avere basi solide per competere ai vertici della Serie A ed Europa. La tua uscita, invece, richiederà un'attenta pianificazione per evitare un calo di performance. I soldi di un'eventuale cessione potrebbero servire per ingaggiare rinforzi, ma la domanda è, chi potrebbe sostituire un giocatore del calibro di Kvara? È difficile trovare talenti con le tue capacità e il tuo impatto, soprattutto nel mercato di oggi in cui i prezzi sono sempre più gonfiati. Mentre si approfondiscono possibilità e scenari, è inevitabile pensare all'impatto che questa trattativa potrebbe avere, non solo per Kvaratskhelia e Napoli, ma anche per il calcio italiano nel suo insieme. La Serie A, negli ultimi anni, ha dovuto affrontare la sfida di trattenere le sue più grandi stelle di fronte al potere finanziario dei campionati inglese, spagnolo e francese. Mantenere Kvara al Napoli sarebbe un segnale di forza, la dimostrazione che i club italiani possono competere sul mercato globale, anche con budget più modesti. Tuttavia, la realtà economica non può essere ignorata. Con una possibile cessione da 100 milioni di euro, il Napoli potrebbe rinforzare diverse aree della rosa, garantendosi una squadra competitiva sul lungo termine. Tuttavia, come accennato in precedenza, sostituire un giocatore come Kvara non è un compito semplice. È più di un talento tecnico, è il simbolo di un'epoca vittoriosa per il Napoli, un giocatore che ha conquistato il cuore dei tifosi ed è diventato un riferimento dentro e fuori dal campo. Se De Laurentiis vorrà davvero trattenere Kvara sarà necessario andare oltre i numeri. Offrire un contratto che non solo aumenti lo stipendio base, ma includa anche bonus di rendimento, premi per i risultati e persino la partecipazione ai diritti di immagine può essere una soluzione. Intelligente. Queste clausole potrebbero aumentare il valore totale del contratto fino a qualcosa di più vicino a quanto propone il Manchester United, senza compromettere l'equilibrio finanziario del club. Inoltre è importante considerare il ruolo dell'allenatore Antonio Conte. La sua visione tattica e il rapporto con i giocatori potrebbero essere determinanti per convincere Kvara a restare. Se l'allenatore dovesse dimostrare che il georgiano sarà il fulcro dei suoi piani a lungo termine, ciò potrebbe pesare sulla decisione del giocatore. Non possiamo ignorare il fatto che anche altre squadre stanno tenendo d'occhio la situazione. PSG e Barcellona, citate come possibili destinazioni, portano sul tavolo dinamiche diverse. Il PSG, con il suo potere finanziario praticamente illimitato, potrebbe presentare una proposta ancora più allettante del Manchester United. Il Barcellona, nonostante le sue difficoltà economiche, ha un fascino storico ed emotivo in grado di attrarre qualsiasi giocatore. Questo mette il Napoli in una posizione delicata. Più dura l'impasse, maggiore è l'interesse da parte di altri club, che potrebbero fare pressione su De Laurentiis affinché prenda una decisione prima della fine della stagione. La storia di Kvaratskhelia al Napoli è ancora tutta da scrivere, e il prossimo capitolo si preannuncia decisivo. Qualunque sia il risultato, è essenziale che il club mantenga il focus su obiettivi a lungo termine. Se Kvara resta, il Napoli avrà un leader in campo per guidare la squadra nelle prossime stagioni. Se se ne andrà, sarà necessario investire strategicamente per mantenere la squadra competitiva e continuare a costruire sui recenti successi. Tifosi, in attesa dei prossimi passi di questa trattativa, la parola è a voi. Quale sarebbe la strada migliore da seguire per il Napoli? Rischiare tutto per mantenere Kvara o accettare la realtà del mercato e investire nel futuro? Commenta, condividi le tue opinioni e, ovviamente, continua a seguire il canale per ulteriori aggiornamenti. Alla prossima volta! Forza Napoli, sempre!